Buongiorno, BMW X1 uscito dalla casa con questo cassettino portaoggetti. Quindi per tutti coloro che vogliono avere un monitor dedicato BMW X1 che la casa non lo ha fornito, ecco qui la soluzione. 10.25 pollici Android 8.1. Possiamo usare sia il joystick che abbiamo inserito noi, perché qui in origine c'era solo una vaschetta nera. Partiamo, dashboard, possiamo accelerare, apertura sportelli e torniamo indietro. Vediamo un film tramite due prese USB nel cassettino. Recupero comandi al volante. Andiamo avanti, ne vediamo un altro. Ok, dopodiché ci possiamo divertire con le app. Audio Elite. Ecco Audio Elite. McDonald's 100 celle. Ecco McDonald's Roma Mirti. Car Tablet. Ovviamente questo serve per far capire il processore, la qualità del processore. Velocizziamo un po', andiamo un pochino veloci. Siamo su YouTube, Play Store. Ok, io penso di essere stato abbastanza chiaro. Via voce Bluetooth, streaming musicale, navigatore, Android, retrocamera. Infine abbiamo installato anche la retrocamera. Come vedete, il monitor... Questa macchina è uscita senza monitor. Il nostro prodotto, dato che è autoconfigurante, tutto ciò che la casa madre BMW, toglila, tutto ciò che la casa madre BMW ha caricato come software, anche in una radio senza monitor, noi andiamo a recuperarlo. Grazie.